Amici di Backdoor Podcast, bentornati. Siamo qui per commentare le due semifinali di Eurolega, da poco giocate, da poco terminate, che hanno incoronato come finaliste l'Anadolu Efes Istanbul, che ha battuto il Fenerbahce, e il CSKA Mosca, che ha vinto in rimonta contro il Real Madrid. Questa sarà la finale, per assegnare il titolo di Eurolega 2019. Una partita sicuramente intensa, ma ora andiamo a vedere quello che è successo nelle rispettive semifinali. L'Efes batte il Fenerbahce per 92 a 73, una partita che ha chiaramente messo in evidenza la differenza di stato di salute, semplicemente fisico e mentale, delle due squadre. L'Efes sostanzialmente ha condotto per ampissimi tratti della partita, ha trovato uno Shane Larkin da 30 punti e 43 di valutazione, con 7 rimbalzi, 7 assist, davvero una partita incredibile, da puro MVP, ma non dimentichiamoci 25 di Vasilije Micic, che è stato semplicemente il killer silenzioso. Nei momenti in cui l'Efes faticava a trovare attacco, ha segnato canestre importanti in arresto e tiro, delle conclusioni esiziali, una veramente incredibile in avvicinamento su Nicolò Melli, che aveva difeso molto molto bene, eppure lui è riuscito in svitamento a segnare ugualmente. Il Fenerbahce ha avuto uno Šljunkas che ha faticato tanto entrando dalla panchina, subendo proprio Micic e appesantendosi di falli molto molto presto. Ci sono state poche risposte in generale. Il buon inizio di Eric Green era stato ben augurante da un certo punto di vista, perché trovare un protagonista diverso era importante, ma poi in realtà è stato un fuoco di paglia. Il Fenerbahce sembrava veramente sulle gambe, in difficoltà soprattutto nel secondo tempo, quando l'Efes ha dato lo strappo decisivo e non c'è stato più modo di recuperare per gli uomini di Obradovic, e l'impressione era proprio una differenza di tono fisico e di convinzione, tant'è che c'è stato un canestro del dubbio passato sul ferro un paio di volte da parte del Fenerbahce, che pur ballando sul ferro ha trovato tre maglie blu lì per andare a provare a togliere la palla dal canestro per evitare i due punti. Le percentuali da tre punti sono state deficitarie per il Fenerbahce, con 6 su 21, molto più interessanti quelle dell'Efes, 14 su 32, anche su tiri onestamente contestati, perché alcune triple di Larkin sono state abbastanza difficili, e di puro talento, con anche qualche sbavatura della difesa del Fenerbahce. In buona sostanza, l'Efes merita completamente la finale per una partita giocata alla grande, veramente alla grande, e un percorso in Eurolega di altissimo livello. Ho trovato anche punti da James Anderson, con un gioco da 4 punti proprio su Nicolò Melli, che l'ha pescato in fallo, una tripla sicuramente nel primo tempo, quando il Fenerbahce stava provando a rimanere lì. Diversi protagonisti, ovviamente, tutti dietro a Larkin e Micic, che sono stati decisamente inarrestabili in questa serata. Poco da Veseli, poco da Melli, ovviamente poco da Guduric. Sono situazioni che, senza Gigi D'Antoni, con Veseli che comunque ha prodotto anche con tiri dalla media distanza, cosa abbastanza particolare per lui, ma che ha preso con molta confidenza e decisione nel momento in cui troppi interpreti vengono meno, un po' per motivi fisici, un po' per motivi di come è andata la partita, veramente diventa complicato trovare delle soluzioni per Obradovic, che finché le energie l'hanno assistito, è riuscito a mischiare un pochino i quintetti. Poi veramente, quando l'Efes ha dato lo strappo nel terzo quarto, è stato veramente decisivo. Quindi Efes prima finalista, ora andiamo a vedere cosa è successo nell'altra semifinale. Il CSKA Mosca batte 95 a 90 il Real Madrid in rimonta. Diciamo quello che generalmente subiva,
Questa volta l'ha fatto, ha compiuto una rimonta. Onestamente, a un certo punto dell'inizio quarto periodo, non molto sperata. Era anche difficile da preventivare perché si stava innervosendo la partita. Campazzo ha sportellate con Rodriguez. Sostanzialmente mandandolo un pochino fuori giri all'inizio del quarto periodo, e sostanzialmente Real aveva attaccato benissimo, aveva trovato un Cozor che ormai alle Final Four si trova abbastanza bene ed è stato il protagonista inaspettato in questa partita. Ha prodotto tantissimo in poco tempo. Il primo quarto veloce del Real Madrid col parziale che gli ha portato anche in vantaggio di doppia cifra è stato sostanzialmente ribaltato a cavallo tra il primo e il secondo quarto con un Cesca che ha trovato un Kleiburg ottimo, un De Colò ottimo, in grado anche di segnare le triple decisive per portare la vittoria. Kleiburg ne ha messa una dal palleggio molto molto importante. Per stare lì nei minuti finali quando il Real era andato due possessi di vantaggio, ovviamente Sergio Rodriguez, che è stato molto molto importante anche lui, soprattutto nel primo tempo, però veramente dando De Colò stasera ha risposto presente. Ha risposto presente in attacco, ovviamente con 23 punti, e questo ce lo aspettiamo in un certo senso. Un po' meno in difesa, che è stata una paga, soprattutto nel primo tempo, perdendo tagli, perdendo penetrazioni, di certo giustifica molto di più la sua presenza nel momento in cui produce in attacco, andando 14 volte in lunetta nei 42 complessivi del CSKA, che sono veramente un'enormità: 23 Rodriguez, 18 Kleiburg e 11 Higgins, che non aveva segnato un singolo canestro dal campo fino al quarto periodo. Poi nel finale il suo primo canestro e i quattro liberi che hanno sostanzialmente chiuso la contesa sono stati suoi. Daniel Hackett, tanto in campo nei momenti importanti, 19 minuti, ma nel quarto periodo e nel momento della rimonta lui è stato in campo, e questo fa ben sperare per ovviamente Daniel, che ha fatto un'ottima prestazione e ha preso anche il rimbalzo decisivo arringando la folla poi quando Higgins è stato mandato in lunetta a 2 secondi e due dalla fine per chiudere sostanzialmente le ostilità. Dalla parte del Real Madrid è andato tutto sostanzialmente bene per tre quarti, dove le rotazioni andavano. Tompkins ha prodotto molto bene dalla panchina, ha prodotto bene sicuramente Randolph, è stato importante Taylor, autore anche di una tripla molto importante che sembrava ancora una volta poter dare là al Real Madrid per concludere la partita in modo vittorioso. È mancato Sergio Llull con 1 su 10 da 3 punti, dove ha messo la tripla che ha riaperto i giochi negli ultimi secondi, la più difficile, ma è andato molto corto su almeno 4 tentativi consecutivi, tant'è che poi ha speso un fallo e si è fatto mandare fuori sostanzialmente, si è autocambiato nel quarto periodo con l'asso che aveva ovviamente già pronto Campazzo. Con un Llull normale probabilmente il Real Madrid avrebbe potuto vincere la partita. Con Ullul in difficoltà fisica, nonostante da campione non si sia mai tirato indietro, questo è stato abbastanza problematico. Come dicevamo, i 18 punti di Fabian Caser sono stati la chiave per mantenere il vantaggio proprio nel primo tempo e anche nel terzo quarto. Poi il Real onestamente si è decisamente inceppato in attacco, non ha più prodotto buoni tiri, non tanto segnato quanto prodotto buoni tiri, e quello che sembrava condannare il CSKA quando il Real Madrid era andato in doppia cifra di vantaggio nel quarto periodo e il CSKA sembrava giocare da solo in alternanza Kleiburg, De Colò, Rodriguez. In quel momento Real doveva ammazzare la partita, non l'ha fatto, ha concesso pian piano il rientro del CSKA, che poi alla fine si è rivelato più cinico e più presente in difesa, perché sostanzialmente, nonostante entrambe siano andate ai 90 punti, la difesa è stata quella che ha fatto un pochino la differenza nel finale. Quindi Itudis scaccia momentaneamente tutti gli incubi che si erano formati per i primi tre quarti, raggiunge la finale contro l'Efes Pilsen e l'Anadolu Efes Istanbul, che si rivelerà apertissima. A mio modo di vedere è una partita che può veramente da 1x2 se ci fosse ancora la schedina. Partita molto aperta. Fenerbahce e Real Madrid salutano, giocheranno una finale
tanto inutile quanto penso, immagino fastidiosa per loro. Appuntamento quindi a domenica con la finalissima di Eurolega. Noi torneremo con la nostra analisi e se volete fare come abbiamo fatto questa sera di commentare con tanti messaggi e tante valutazioni le Final Four di Eurolega e fare il gamecast in diretta, il nostro gruppo Telegram è sempre a disposizione, potete entrare, iscrivervi e ovviamente è free, assolutamente libero, e condividere con noi le partite in diretta di pallacanestro, di Eurolega, di basket e di qualsiasi veramente campionato. Grazie da Simone Mazzola. Amici di Vector Podcast, bentornati. Siamo qui per commentare le prime due semifinali delle final, le due semifinali del Final Four di Eurolega che hanno incoronato vincitrici il CSKA Mosca e l'Efes l'anno dopo.